Darixman, dove sei? Va bene, allora vuol dire che me ne ritornerò nella mia base. Oh, quindi ha una base. Ora usciamo quindi di questa base. Scommetto che devo seguire questi ciò. Cacchio, devo mangiare qualcosa, si sta morendo. Se gli distruggo la base si mette a addormentarmi, perché non avrà più un posto dove riposare. Dio, questi fulmini potrebbero prendermi. Madonna. Dai, io sono la regina delle cipolle. Grazie, regina delle cipolle, ma sei grazie, cosa che mi scritto. Ho visto che ti ammiro, ho deciso di aiutarti contro quello spaventoso giorno. Perciò ti faccio un regalo. Grazie, regina. Tu sai come farmi contento. Continuiamo, te lo dico. Non farò mio piacere. Please. Torce. Creeper. No, porca troia, vabbè. Allora, Perry, se continuai il tragitto presso questo percorso morale. Ma chi se ne già una torcia? Diciamo che torce da qua e là. Ah, finalmente posso dormire. Ah, perché dormiva? Ho un cuore, sto morendo. Ok, sono riuscito a ricacchiarmi un po' i cuori e ho ucciso quello scheletro. Ecco il castello. Castello, poi. Che bella me. Che schifo il castello. Giusto. Perfino io con qualche blocco di stone sarei riuscito a farlo meglio. Siamo a qualcosa di più. Troppo, sono un po' pesante, no? Lo so, ucciderò Darix. Quindi, prima che poi esplodere il castello. Pure tossire le sponde con... Ehi! Bello! Darix morirà! Aspetta... Questo qua... Questo qua... E questo qua... Che schifo! Mi fai pena! Via! Godiamoci lo spettacolo! Ma cosa? Oh, ho distrutto il castello. Ora cosa fai? Un cartello. Ora, visto che hai fatto questo, morirai. Ma va, fanculo. Ma ti brutto. Questa è la carne dei tuoi schifosi amici zombie. Non mi servirà a niente inseguirti. L'hai Sai perché, capito, Dario? perché tanto io sono troppo veloce. Ecco perché sono troppo veloce. Non per quello, Dario, Da ma come? per una piccola cosa che ti succederà. No, cosa mi succederà? Tu avevi distrutto il castello di mia zia. Ma non era il tuo? Mia zia è morta. Ah, e come è morta? Quindi l'ha ceduto a me. E Ma come? che cosa te ne frega a te? No, è per farti il fondo piazze. Tu sarai punito. Vabbè, scusa, se sapevo chi era di tua zia ti facevo sempre esplodere Ah, ma ti prendi forte? a te. No, è che volevo solo farti esplodere. Ma ora mi sa che morirai.
Darixman! Hai letto? Cartello. Dice perché morirà. Sì. E quindi? Godi. Che godimento, sì. Gli ultimi tuoi giorni di vita. Anzi, ora stai scappando, No. Da cosa stai scappando, Darixman? Da questi zombie, dai creeper, degli scheletri, ma certo non da te. Dai lama, sto scappando. Ma che cazzo? Fammi uscire, no, fammi uscire. Fammi uscire. Andiamo a te. Ma perché? Ma cosa mi stai facendo? È una trappola mortale, me la faceva la mia zia Beth. No. Forse hai già capito, lettere. Probabilmente. E dimmi. Darixman, posso farti una domanda? È un aiuto. Prega. Ok. Sì, cercare la puzza. Anzi, Darixman, voglio farti un regalino. So che tu tu pensi di essere forte, vero? No. Ah, bello. Ma tu devi essere forte. Ah, no, scherzo. Ah, ok. Darixman. Oh, una mela d'oro. Ti ho dato la mela d'oro, vero? Mia. Te l'ho data? Sì. Mi servirebbe anche del cibo se non ti servi altro. Perché. Vabbè, ma la mela d'oro ti dà il cibo. Sì, ma ho altre 3-4 crocette tolte. Vabbè, ma con la mela d'oro te le riempi tutto. No, ho ancora 4 crocette tolte. Ma ti dai. Basta che ti dai cuori! Uffa! Perché Darix, questa trappola ti farà molto male. Oh dai, lasciami. Guarda! Hai pregato? Sì. Che dolore, basta, no! Basta! No, che dolore! Basta, ti prego, basta! Tutta questa mi ha reso un certo appetito. Te ne vai tu il tuo. Mi ha reso un certo appetito. Me ne vado. Devo mangiare qualcosa per sgranocchiare qualcosa. Mangiare qualcosa per Mario, a presto! No, ma mai più rivederci! Non so per quanto durerà l'effetto della mela.